Buon pomeriggio a tutti ragazzi, bentornati qui con me su Test Drive Unlimited 4. No, non è vero, Test Drive Unlimited 2. Che peccato, tra l'altro, questa cosa che ho appena detto, che è una stupidata, ma vabbè, mi fa venire in mente che non ci sarà un Test Drive Unlimited 3, almeno per sicuramente quello che saranno 10 anni, no? Non lo so, ma sicuramente non a breve, quindi non nell'arco dei prossimi, diciamo, 2 o 3 anni, perché la casa, da quel che so, è fallita. O è stata comprata per non far fallire, boh, insomma un bel casino è venuto fuori, quindi è un peccato perché il gioco, l'idea è veramente stupenda, come ho già detto molte volte. Certo, è pieno di difetti, tanto per cominciare diciamo non è pienamente realistico, comunque quando fai i salti ci rimani secco, nel senso che l'auto si inchioda, i difetti ce ne tanti, però l'idea è veramente bella. Di auto ce n'erano parecchie, auto anche molto belle, quindi comunque era una bellissima idea. L'idea poi di lasciare completamente la mappa esplorabile, avevi motivi per esplorarla, per trovare auto nascoste, insomma mettere insieme i pezzi delle auto vecchie distrutte, ecco, tipo il Maggiolino, la Lancia Stratos e molte altre. L'idea secondo me era veramente bella. Peccato che, come appena ho detto, però la casa mi pare sia fallita o stia per fallire, o insomma comunque non produce più giochi per un bel po', e quindi sicuramente non vedremo un Test Drive Unlimited 3 a breve, ecco. E questo mi dispiace perché il gioco è veramente bello. Come potete notare anche voi, vabbè, io vi faccio vedere solo le gare perché comunque non ho molto tempo e insomma il gioco non è nuovissimo, quindi non c'è molto da farvi vedere, insomma è più interessante fare le gare. Però se l'avessi preso subito, comunque non avessi altri mille giochi da portarvi, sarebbe molto interessante, ecco, se facessi YouTuber come lavoro. Sicuramente vi porterei molti più video di questo gioco, andando in giro per la mappa, insomma, e così via. Ma comunque rimane un gran gioco e mi dispiace che non possano farne altri. In ogni caso, spero che la vostra giornata vada bene. Oggi, come al solito, è mercoledì pomeriggio e nulla, siamo qui con la Lotus Evora. Sto facendo il campionato. Piano, piano, molto piano, molto piano, molto piano. Ecco, ora sto andando molto piano e ho paura che mi recupereranno. Ho 200 metri di vantaggio, mi sono diventati già 100, sto perdendo un sacco di tempo, praticamente ce li ho attaccati, vedi di andare bene. Anche perché, come vedete, per terra è umido e quindi la mia Lotus Evora non tiene praticamente una bega, una cippa lippa si può anche dire. Piano, fare i salti che sappiamo non essere il punto forte di questo gioco. Ce li ho attaccati. Questa è brutta, la vedo. No, per fortuna sono riuscito a passare in mezzo senza disastri eccessivi. Sto facendo il campionato A5 Elite, dicevo, con la Lotus Evora. E poi cambierò auto come l'altra volta con la TTRS, giusto per fare un po' di gare con una, un po' di gare con l'altra. E altre cose da dirvi non credo ce ne siano, quindi questa è la prima parte del campionato. Ovviamente ci saranno 2 video. Siamo ancora alla 5. A5, poi c'è la 4, poi c'è la 4 Elite, poi la 3 Elite. Pensavo fosse solo meno, sai? Non so se riusciamo a finirli entro quando escono dei giochi nuovi. Vabbè, insomma, mi dovrò organizzare. Mi dovrò organizzare perché se escono giochi nuovi devo trovare il modo di inserirli. Non farò più One Piece, ragazzi, mi dispiace, ma non farò più One Piece perché non ho veramente più tempo per farlo. Lo seguivano in pochi. E che cosa facciamo? Gara? Eliminazione, dai. Lo seguivano in pochi e non era, anche se a mio avviso dopo un po' non era molto emozionante. Va bene, scegliere il personaggio sì, cambiava, però era sempre la solita cosa: prendi a bastonate per 20 minuti una persona, bastonate, prendi per 20 minuti a bastonate mille nemici e finiva lì, ecco, non c'era nulla di emozionante, di tanto diverso. Ecco, cambiava il personaggio, cambiava le mosse, si passava da Ace a Rufy a Miyoko a Zoro, chi vi pare, insomma, però non cambiava molto alla fine tra un episodio e l'altro. Ecco, io pestavo tutti, però non c'era molto, quindi almeno per ora, che cioè io l'avrei anche fatto, sapete che io ho finito sempre tutte le serie, quindi magari cioè sicuramente prima o poi la finirò come serie, però ora che devo lavorare non ho veramente tempo di fare anche quella, perché
Innanzitutto sono video sempre molto lunghi di One Piece, perché non è mai il video da 10 minuti. Sì, posso spezzarlo, però il video lo devo fare tutto insieme, poi devo tagliare l'audio, devo tagliare il video, insomma non è mai una roba molto veloce, ecco. Già lo faccio per F1, però vabbè, F1 è molto divertente, obiettivamente lo seguono in tantissimi, noi ci divertiamo un sacco, ecco, e quindi ci sta. Se invece dovessi farlo io, singolarmente, sarebbe già più noioso. Quindi ho preso questa decisione, mio malincuore, ecco, mi dispiace, ma poi lo dirò anche in altri video. Per ora non la finisco, la lascio lì in sospeso, diciamo. Poi magari, non lo so, mi licenziano e allora torno ad avere le mie solite 8-10 ore al giorno da passare davanti al PC e quindi posso giocare. Così, ora come ora, io di ore da passare al PC ne ho 3 la sera e basta, contando che poi molte sere non sono a casa, me ne rimangono 2. E quindi, ecco, no, non ho tanto troppo tempo. Comunque, basta, non facciamoci prendere dalla malinconia, vediamo di seminare il panico. Ancora, stessa curva di prima, ancora un po' mi faccio ancora secco da solo. Con la Lotus Evora sono 8 giri di sto circuito, forse 7. Va bene, vai KB. Quando impari a fare le curve, fai un fischio e noi ci adattiamo. Da quello che ho visto, se non altro, il circuito è molto veloce, come vedete è il giro dell'isolato praticamente. Sono proprio 3 metri di distanza uno dall'altro, quindi insomma, veramente ci vuole poco. Orca, qui dovevo girare. Vabbè, sto sbagliando tutte le curve, ragazzi. Dai, va bene così. Vediamo di impegnarci perché ora devo seminare il panico più totale e soprattutto più vado veloce, meglio faccio le curve e meno dura il video, che così, come sapete, ho sempre il solito problema. Quindi la prima gara non mi ricordo quanto è durata, ma penso sui 3-4 minuti. Questa gara durerà sui 5-6, più 6 che 5, contando che poi sbaglio tutte le curve, probabilmente diventano anche 7. Va bene. Prosegui. Oh, dai che mi hanno superato. E vai. Sono terzo. Ero primo, sono terzo. Dai, non male. Ah, tra l'altro sta gara va... No, beh, non va vinta. Potrei arrivare secondo per fare un giro in meno e far durare meglio il video. Però non ha molto... Cioè... senso. Prima l'onore. Insomma, quindi KB ci tiene a vincere. Supera questo. Tipo, te ne stai calmo. Oh, devi stare lontano. Devi stare lontano, devi stare lontano. Via, parte il giro. No, non so se... dov'era il traguardo? Voi lo sapete? Qui era già iniziato? O è questo? 1 secondo e 46. Dai che questo giro lo voglio fare bene. Perfetto. Mangia strada, non so cosa sia, ma comunque... boh, sarà tipo fai più di 1000 km. Qui ho sbagliato, vabbè, 2 secondi e 60, ho sbagliato perché... Ah, era lì il traguardo. Perché dovevo aspettare a girare, ho girato un po' troppo presto. Oh, lo voglio far bene sto giro, mi hanno detto. Dai, via, sono tornato secondo, niente, anche questo giro è andato. Oh, ce la posso fare a fare un giro bene. Quindi il traguardo è sull'altro rettilineo, in fondo all'altro rettilineo, da quello che ho visto. Mi pare. C'ho 1 secondo e 31 di ritardo, che adesso si andrà a ridurre, voglio sperare. Un secondo e 19, perfetto. Il traguardo dovrebbe essere qui, giusto? Pam, giro 6, esatto. 0-0-0, pareggio per i due. Vediamo quanto riesco a guadagnare in un solo giro. Dai. 1 secondo e 67, ho guadagnato in una curva praticamente. Va bene, così, questa l'ho fatta insomma meglio del solito. Qui ho guardato 3 secondi e 63, ragazzi, qua abbiamo un vantaggio epocale. No, stavo già frenando, ho sbagliato, non era qua. Ma che scemo che sono. Va bene, proseguiamo. 3 secondi e 95, ragazzi. Porca, vai. Oh, mamma mia, miracolo, sta dentro. 4 secondi e 34, vediamo quanto ho davanti, quanto ho guadagnato. Pam!
ultimo giro. Non so in quanto l'ho fatto, ma 4 secondi e 48 in un solo giro, che mi stampo ovviamente. Allora, piano, piuttosto vai piano KB, perché ovviamente ti sei stampato come un ciula ancora una volta in questa gara, sarà la decima volta che mi stampo, quindi vai pianino e vinci la gara, non mi sembra il caso di perderla per fare il giro record, anche perché tanto ormai ti sei stampato, quindi c'è poco da girare record. Ah, cosa vi ho detto? Durerà 6 minuti. E infatti dura 6 minuti. Quanto sono un fenomeno, ragazzi. Oh, cioè, neanche a farlo apposta. Se non avessi sbagliato 100.000 curve, sarebbe durata 6 minuti. Un po' meno di 6 minuti. Ma invece dura esattamente 6 minuti e 6 secondi e 40, mi pare di aver visto. Non lo so. Vabbè, 6:06:36, va bene. Vinta anche questa. Avanti. Cosa si fa? Cosa si fa? Cosa volete fare? Tanto non me lo potete dire, quindi comunque decido io. E prenderò la TTRS adesso. Quindi se vai avanti, grazie. Ci sono tre gare. Allora io farei questa che è molto lunga. Anche questa 7 km. 14 km. Facciamo questa che è molto, è la più lunga direi. E poi lasciamo per la prossima volta le altre 4, perché ora ho fatto tutte le gare più lunghe, mi pare, quindi... io farei così. Fantastico. Ci siamo. Direi che ci siamo, ragazzi. Qui che bella piscina c'aveva quello. Anch'io la voglio la piscina. Voglio farmi una casa con piscina gigantesca. Quindi dicevamo Dicevamo. Non mi ricordo cosa stavo dicendo, ma vabbè. Ah no, sì, che faccio, questa è l'ultima gara di questo video. Poi le altre 4 che sono un po' più corte, mi pare di aver visto, perché sono le due. Circuito da, potevo evitare tutto questo filmato. Comunque le due circuito da 7 km che fanno praticamente come questa, che dura 14. Poi ci sono, c'è la velocità e la prova a tempo che durerà sui 3 minuti. Quindi questo qui durerà, questo video penso che andrà oltre i 15 sicuramente, anche il prossimo. Però insomma, più o meno credo di averlo diviso abbastanza equamente. Equamente. Yahoo. Tarella, ragazzi, sta tutti ora qua. Io credo che non sia da questo lato. Ma di solito non mette i barili. Ma scusa, ma i barili dove sono? I divisori. Cioè, il gioco si è perso i divisori. Io non ho capito perché. Cioè, le barriere. Non lo so. Di solito ci sono le barriere. Oh, questo si stampa. Grande. Di solito ci sono le barriere per dividere, per segnalare da che lato devi andare, no? Vabbè, ah, ma forse perché non è intesa come gara circuito, ma come gara tipo sopravvivenza nella giungla urbana. Oddio, ragazzi, Test Wintery dov'è? Là là. Ma lo vedete? E oh, a 400 metri di vantaggio. Tra l'altro non c'è neanche la scia in sto gioco, quindi... c'è poco da star dietro a questo. Tanto non mi dà la velocità in scia, quindi non guadagno praticamente nulla. Sì, ma a 400 metri di vantaggio. Ma stiamo scherzando? Sono già diventati 200 e dico va bene, però. Ragazzi, fuori di testa. Che vantaggio c'ha? Eccola qui. Ecco cosa intendevo. Eccolo qui. Il salto dell'inchiodo. Lasciamo perdere. Cioè l'avete visto, eh? Poi dite che io magari non ci credevo. Qualcuno di voi magari non l'aveva ancora visto o non ci credeva. Bom, salto e inchiodata. Ah, ma perché? Ma perché? Ma da quando in qua un'auto si inchioda? Tra l'altro il pilota muore. Cioè se da 180 passi a 0, ti esce proprio tipo il cervello ti esce dalle narici, no? E gli occhi te li trovi stampati nel mare là in fondo. Dai che ho 200 metri ancora da recuperare. Merda. Scusate. Non l'ho detta, eh. Non l'ho detta. Non l'ho detta, però ho rischiato di dirla. No, ma alla fine forse sta gara poi non è neanche tanto lunga, perché vedo che è molto veloce. Cioè alla fine io avevo detto 14 km. Ci vorranno... non lo so, magari ho detto ci vorranno... 14 diviso 2, 6-7 minuti. Vabbè, sì, in effetti ci vogliono 6-7 minuti.
giro non è ancora finito, quella a 400 metri schifosi di vantaggio, perché io ho salto e inchiodata che mi aiutano. Dai, ultimo giro, 6 secondi e 34 di ritardo, vediamo di recuperare. Oddio, 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 le sto dando un chilometro. Oh, guarda qui. Oddio. Oh, ma sta andando in retromarcia lei? È impossibile, sta andando a 160, l'ho recuperato. Non ci credo, ragazzi. Cosa ho fatto? Non è possibile. Gli ho recuperato 6 secondi, gli hanno dato 7 secondi, penso, in un chilometro. Oddio, poi che curva ho fatto? No, ragazzi, una curva così da me non la vedrete fare mai più. È l'ultima volta che faccio una curva del genere. Cioè, infatti, tanto per dirne una. Ma perché mi sono stampato qui? Cioè, datemi una buona ragione per cui ho dovuto centrare. Lui tra l'altro ha centrato me e non ho capito neanche questo. Ma perché io ho dovuto centrare quello davanti? Cioè, e lo vedevo, era tipo qua, pieno rettilineo, sapevo benissimo che era lì. Dai, quanto abbiamo di ritardo? 2-3 secondi o no? 3 secondi e 19, vabbè, è ancora fattibile. No, qui c'è il salto. Sicuro lei non si inchioda, io sì, guardate. Guardate, state pronti. No, perché ho rallentato, sapete? Infatti ho lasciato l'acceleratore, ma forse, fortunatamente è stata la scelta giusta. Tampona là, che mi ha già rotto. Via, sorpasso, KB passa in testa. Vediamo se riesco a farla stampare, no? Devo starle a fianco. Potrei provarci di nuovo. No, senti, faccio anche la seminiamo, che sicuro qualche errore lo faccio ancora. Mancano, manca una sola curva praticamente. Ah no, due. Quella velocissima a destra manca. Scusate, a sinistra. Cioè, questa era a destra, però non era questa che intendevo. Questa qui che sta per arrivare, che devo frenare, perché prima l'ho fatta a 1000 all'ora e mi sono stampato, quindi... Eccola, adesso l'ho fatta perfetta, direi, meglio di così si muore. E qui si gira però. Mamma mia. No. No, no, ero giusto. Ero giusto perché mi sono andato a mettere storto. No, non ce la faccio. 800 metri non la recupero, peccato. Arrivo secondo. Però. Vai, vai. No, niente. Mi servirebbe mezzo chilometro in più, l'avrei superata. Guardate quanto sto guadagnando adesso. Guarda, 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 mezzo chilometro. Vabbè, fa niente, secondo può andare bene, ragazzi. Dai, tanto mancano ancora 4 gare. Quindi va bene, questa è la fine del video di oggi. Io spero come al solito che vi sia piaciuto, vi siate divertiti e ci vediamo come di consueto, ragazzi, con i prossimi video. Bella!